Una settimana prima dell'inizio ufficiale degli impegni di Coppa Italia in Serie D con un abruzzese, l'Avezzano, che sarà subito in campo. Le 5 del girone F in attesa di gironi e calendari continuano a preparare la stagione che verrà con un occhio e anche qualcosa di più al mercato. La società più attiva è certamente il Chieti, che dopo gli ingressi in società sta di fatto ricostruendo l'organico per il mister Cotta. Presi Serra tra i pali, Marino, Orlando, Grasso e Salto in difesa, Amato e Poletto in mediana, Rossi, Palumbo e Riosa davanti. Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Peraltro, da oggi i neroverdi riprendono gli allenamenti dopo quello congiunto con la Turris Val Pescara, vinto 3-2. Nei giorni scorsi anche un tuffo nel passato con l'impegno, al cospetto del Catanzaro allenato da Vincenzo Ivarini, ex tecnico neroverde, con i calabresi che hanno vinto per 4-0. Il Chieti in Coppa Italia entrerà al primo turno e affronterà la vincente della sfida tra l'Avezzano e il Porto d'Ascoli. Marsicani, che si sono assicurati nel frattempo al giovane centrocampista classe 2004 Rosati, e Torti tra 5 giorni testerà subito le potenzialità dei biancoverdi appena promossi dal campionato di eccellenza. Chi invece sembra già quasi al completo è il Pineto, che ha appena regolato 2-0 a Morciano di Romagna alla Vispesaro. I nuovi in rete di Filippo e Maio, gli acquisti fatti in estate, collocano il Pineto tra quelle formazioni che cercheranno di battagliare per i primissimi posti in graduatoria. In Coppa Italia, domenica 28, antipasto del campionato, il Pineto avrà il derby col Notaresco, che ha appena affrontato la primavera del Pescara 1-0 per i baby biancazzurri, ma che aspettano buone nuove dal mercato, specie in difesa e in attacco, reparto in cui va colmata la partenza proprio di Maio. Sarà una stagione nuova, con una dirigenza nuova, un allenatore nuovo, quindi si riparte da zero. Bisogna cancellare quello fatto negli anni passati, anche l'anno scorso purtroppo ci è girato un po' male tutto, quindi si ricomincia, c'è voglia di lavorare con i ragazzi nuovi. Quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare a lavorare. Ovviamente è una squadra molto giovane, dobbiamo continuare a lavorare. Questo è un campionato molto difficile, che dobbiamo fare al più presto i punti per la salvezza. E stanno livellato secondo me in alto, perché Fano, Samba, Pineto, poi ci sono le squadre romane, che sono tutte squadre sulla carta forti. Quindi bisogna lavorare, bisogna continuare a prepararci bene. Alla prima, per la Coppa Italia, già dovremmo essere pronti. Simone Greselin invece è l'obiettivo numero uno in casa vastese. Il centrocampista, che nell'ultima stagione ha giocato nel Rimini ma ha esperienza anche tra i professionisti, dovrebbe andare ad alzare il peso della mediana aragonese con il tecnico Ferrazzoli, che da domani ritroverà il suo gruppo ad Agnone per proseguire la preparazione al campionato. Il direttore sportivo Marinucci Palermo sta lavorando per arricchire l'organico, e anche i biancorossi faranno l'esordio ufficiale domenica 28 contro la vincente della sfida tutta molisana tra Vasto Gerardi e Termoli.